Osservando le simmetrie nei calcoli, possiamo vedere come un ordinato crescere di 1 che diventa 1, 2 e poi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 fino a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in quest'ultima riga si ribalta completamente in 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 quando si moltiplica per 8 con l'aggiunta di 9 nell'ultima riga, di 8 nella penultima, di 7 eccetera eccetera, e il ribaltamento è di un numero che comincia con 1, 2, 3, 4 da un lato e invece comincia dal 9 nella parte di destra, dal 9 rosso, che diventa 8, 7, 6, 5, 4, 3, eccetera, eccetera, e perde via via delle unità a mano che dall'ultima riga si vada alla prima. Insomma, è l'8 l'autore del ribaltamento. Per quale motivo? Il motivo è semplice. 2 elevato al cubo rappresenta la realtà complessa. Sulla sua base della realtà complessa, un'ordinata crescita di numeri si ribalta a meno di incrementi. Possiamo vedere da quest'altra ideata come il numero 8 sia veramente il riferimento costante di tutti i numeri nel loro ribaltamento, e possiamo vederlo quando, considerando il risultato ribaltato di 1, 2, 3, 4, che è ribaltato a partire dal 9, 8, 7, 6, quindi l'ordine decrescente dei numeri, moltiplicato per 9, ossia per il numero invariante del sistema decimale usato nei numeri, produca il valore costante di quel 2 al cubo uguale 8, che è la realtà nel suo complesso. Otteniamo la realtà nel suo complesso a partire da ogni ordine decrescente che si moltiplica per 9 a meno di incrementi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Possiamo vedere ora il valore di questo numero invariante quando una ordinata crescita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fino a 9 moltiplicata per 9 con l'aggiunta intera del ciclo 10 si trasforma in una serie di tutti 1, il che rivela il 9 come il numero invariante del sistema decimale, perché nell'ultima riga l'ordinata crescita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moltiplicata per 9 con l'aggiunta del ciclo 10 si trasforma nella sequenza continua di unità che si presentano sempre a livello del decimo successivo. Noi, per arrivare a questo valore di tutti 1, ci arriviamo proprio dividendo il 10 per il 9. La divisione 10 diviso 9 porta a una sequenza di tutti numeri 1. 9 è il numero invariante che è usato per fare i calcoli attraverso il sistema del nonio o del cosiddetto regolo calcolatore. Tutti i numeri divisi per 9 rendono eterno quel numero in una serie di decimi successivi.
Infatti, dividendo 8 per 9 diventa 0,88888. Dividendo 7 per 9 diventa 0,7777. Dividendo 6 per 9 diventa 0, tutti 6. Dividendo il 5 per 9 diventa 0, tutti 5. Insomma, ogni numero, essendo multiplo del numero 1, poiché 10 diviso 9 diventa tutti 1, numeri che non sono l'unità della decina, ma si presentano come il 2, il 3, il 4, ossia multipli dell'unità, diventano un multiplo nella serie ordinata dei decimi, per cui è logico che 8 diviso 9, essendo 8 multiplo di 1, diventi un decimale fatto da tutti 8 periodici. Insomma, possiamo dire che il numero 9, quando è posto come divisore, rende eterno il numero dividendo in un futuro espresso in tutti decimi successivi. Ed ecco cosa succede quando, partendo proprio da una serie decimale successiva di 1, noi ne costruiamo un'area, ossia una sezione trasversale al flusso lineare. Ecco, l'area rivela di essere proprio una ordinata crescita fatta di due contrapposti ordini, il primo crescente, il secondo decrescente, sempre più esteso a mano che aumentino le cifre in questione. 1 per 1 è 1. Quando diventa 11 per 11, vediamo che c'è un 12 come crescente e un 21 come decrescente. Questo significa che quando noi avessimo su tre linee di sviluppo tutta una serie ordinata di 1, 1, 1, 1, 1, quantità sempre decime successive e tutte unitarie, quindi un 1 periodico su ciascuna delle tre componenti dello spazio x, y, z, tanto da avere un'area frontale a due dimensioni e una dimensione di flusso ordinato, noi vediamo che mentre il flusso ordinato è 1, 1, 1, 1, 1, l'area data dal prodotto conserva in sé le due contrapposizioni, quella crescente e quella decrescente, perché i due lati perpendicolari, cioè contrapposti tra di loro, che formano l'area, rivelano la loro ordinata contrapposizione proprio nelle due componenti, quella crescente 1, 2, 3, 4 e quella decrescente 4, 3, 2, 1. Chiaramente questo ordine estremo esiste su tutti i numeri, ma noi possiamo scorgerlo chiaramente solo quando a un certo punto non si sommano le cifre perché rientrano nel ciclo successivo. Ringrazio Don Carlo Lucini che, avendomi inviato questo materiale, mi ha consentito queste riflessioni.